Buongiorno a tutti, sono Irene Merlo, agente immobiliare e oggi, come promesso, volevo parlarvi dei finanziamenti europei, quei finanziamenti che si potrebbero chiedere nel caso in cui ci fosse l'idea di aprire un'attività o di subentrare su un'attività che magari già produce. Allora, oggi mi sono un po' letta e mi sono un po' scaricata anche la normativa europea. Considerate che è meglio ovviamente andare sempre da persone che sanno poi portarvi passo per passo ad ottenere questi finanziamenti. Tuttavia, vi do due indicazioni, me le sono trascritte così non sbaglio nemmeno a leggerle. Allora, come accedere ai fondi per l'imprenditoria nel 2022? Allora, le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello. Questo è importante perché verranno valutate. Dovete sapere che questi finanziamenti, che sono a livello europeo, sono stati definiti con un programma che va dal 2021 al 2027 e sono fondi che saranno dati a delle aziende che presentano un progetto innovativo. Il progetto si chiama ON, Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero. È l'incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e a contributo a fondo perduto per progetti di impresa con spesa fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili. Considerate che appunto questi fondi sono per i ragazzi, quindi per i giovani che vanno dai 18 ai 35 anni e per le donne a qualsiasi età. Abbiamo la fortuna per l'imprenditoria femminile che è l'importante che l'attività sia a maggioranza donna. Dopo ci sono ovviamente delle percentuali, che tipo di società deve essere. Cosa sono ammesse? Possono essere ammesse l'acquisto di un immobile, può essere ammesso l'acquisto di attrezzatura, del know-how, della progettazione, degli impianti. A seconda di quello che verrà acquistato, ci saranno delle percentuali che andranno a tasso zero a fondo perduto. Insomma, qualcosa di veramente interessante. Il gestore, il soggetto gestore che ovviamente riceverà queste pratiche e dovrà comunicarle e valuterà ovviamente il progetto è Invitalia e il sito è www.invitalia.it. Tuttavia, ovviamente prima dovete portare tutto quanto il progetto e ci sono ovviamente delle aziende che delle società che vi preparano per poter consegnare questo progetto nelle tempistiche. Avete tempo fino al 31 dicembre 2022 per presentare. Questo perché? E perché vi parlo di finanziamenti, anzi, non è sicuramente il mio core business, sicuramente non è il lavoro che faccio io, però magari nelle attività che in questo momento sto proponendo come affitti d'azienda o cessioni d'azienda, qualcuno vorrebbe mettersi in gioco. Ma è più facile mettersi in gioco quando ci sono questi fondi e uno magari anche con un progetto innovativo rispetto a un'attività già avviata potrebbe anche avere fondi perduti oppure appunto fondi con interessi a tasso zero, veramente una cosa interessante. Io a breve inserirò anche questo articoletto molto semplice nel mio sito che è www.irenemerlo.it in modo tale che abbiate un po' delle indicazioni, ma nella sezione affitti e cessioni d'azienda troverete anche delle attività che in questo momento sto proponendo e andrò anche a fare dei giri con dei video itineranti in modo che possiate vedere quali sono le attività che potrebbero far per voi. E comunque, come dico sempre, se vendi casa, vendi casa con me.